Accade tutto nella ripresa, il vantaggio friulano con Milan, il pareggio immediato di Cristina Merli e poi nel finale il colpo del KO targato Ferin. Seconda sconfitta stagionale per le leonesse di Mister Galavaglia, una battuta d'arresto che comunque non pregiudica quanto di buono fatto finora, con una classifica che vede le bianco-blu al quinto posto, ma sempre a 3 punti dalla capolista Bari. Domenica 14 novembre sarà la volta della sfida casalinga contro la Pro Sesto. Potevamo fare meglio dal punto di vista del gioco, l'avversario era di grande livello, abbiamo lottato, fatto anche un grande gol, Cri ha segnato un grandissimo gol, ma alla fine sono uscite, ci hanno colto un po' preparate, succede, la prossima volta cercheremo di far sicuramente meglio. No, non sarà sicuramente questa sconfitta a demoralizzarci, in settimana lavoreremo, correggeremo gli errori, sicuramente c'è da migliorare. Cercare di prendere confidenza con il campo, con la squadra, sì, cercare di far sempre meglio, di aiutare anche in fase difensiva e magari, perché no, di segnare qualche gol che aiuti a vincere le partite. Sì, è stata una partita difficile, sapevamo che comunque loro erano una buona squadra. Sì, cioè, sono contenta per il gol personale, però speravo fosse più utile. Sì, il primo tempo è stato giocato abbastanza alla pari, con poche occasioni e pochi spazi in realtà. Tutte e due volevamo studiarci e provavamo a trovare spazi, ma era veramente difficile. Il secondo, sì, abbiamo avuto più possibilità di giocare e peccato, perché comunque sì, anche fisicamente stiamo bene, arriviamo fino al 90esimo e peccato. Sì, sicuramente questa sconfitta non ferma il nostro percorso, dobbiamo continuare su questa strada e poi i risultati arriveranno come sono arrivati le settimane scorse.